Buonasera a tutti, e volevamo dedicare questa conferenza stampa al tema del sisma perché dopo mesi, insomma, ormai un mese e mezzo, in cui l'emergenza coronavirus ha preso tutti gli spazi di comunicazione, ci sembrava importante, alla vigilia della Pasqua, rappresentare anche la situazione in rapporto alla seconda emergenza marchigiana, cioè quella del sisma. Anche per dare una serie di messaggi, chiamiamoli positivi, rispetto a un'idea che molti si possono essere fatti, che nel blocco del coronavirus non sia andato avanti nulla anche sul lato ricostruzione. È chiaro che i riflessi ci sono stati anche qui, i blocchi sulle imprese, sulle attività valgono per tutto il territorio nazionale, valgono anche per la ricostruzione, ma accompagnati da alcune novità che aiutano a ripartire meglio quando la situazione si sbloccherà. La prima cosa che ci tengo a dire è che l'ufficio della ricostruzione ha continuato a lavorare in smart working, con modalità oltretutto molto simili a prima, nel senso che quelli che erano i momenti di incontro con i professionisti sono diventati momenti di incontro o in teleconferenza o al telefono, sono stati dati gli appuntamenti come si faceva, nel momento in cui si lavorava in ufficio e lavorando da casa si è continuato ad approvare pratiche, a portare avanti iniziative, a interloquire con i professionisti, insomma segnando una presenza che non è mai mancata. E il potenziamento sappiamo è legato alla possibilità che abbiamo, finalmente dico io, di aggiungere un numero importante di unità, parliamo di 116 unità in più per l'ufficio della ricostruzione. Sono in atto le procedure di reclutamento, sempre nelle more, anche qui, dei meccanismi legati all'emergenza. L'obiettivo è quello per il mese di luglio di poter avere questo incremento di forze che può aiutarci a smaltire ancora più rapidamente le pratiche che si stanno portando avanti. Ricordo che oggi delle 7.856 pratiche presentate, 3.266 sono quelle approvate, di queste 1.366 completate. Il secondo punto riguarda le imprese. Con una ordinanza ad hoc sono stati sbloccati gli stati di avanzamento anche parziali. Quanto vale questa iniziativa? L'iniziativa degli stati di avanzamento complessivamente vale per l'impresa circa 100 milioni di euro. Capite l'importanza del pagamento degli stati di avanzamento? Una quota di questi sono gli stati di avanzamento che arriveranno con il riconoscimento anche di attività parziali, ma vuol dire anche che le imprese tutto quello che hanno speso se lo vedranno riconosciuto, senza dover aspettare di arrivare a una percentuale prevista dovuta di stato d'avanzamento. Quindi per molte imprese che sono in grandissima parte, insomma quelle della ricostruzione, imprese marchigiane, anche in un momento di difficoltà la possibilità di poter avere riconosciuto le spese fatte. È un'iniziativa legata ovviamente alla crisi dovuta al coronavirus, al blocco delle attività, che ha permesso di non lasciare immobilizzate risorse preziose a favore delle imprese. Il terzo punto molto importante riguarda i professionisti. L'abbiamo denunciato esattamente un anno fa, mi sembra. Denunciavamo il fatto che i professionisti stavano facendo da banca per la ricostruzione, non ricevendo fondi per il lavoro fatto. Parlavamo allora di 100 milioni di valore di progetti fatti dai professionisti non riconosciuti. Lo sblocco dell'anticipazione del 50% ha già permesso con circa 450 richieste fatte, di vedere riconosciuto 10 milioni di euro di risorse per i professionisti. Quindi una cifra molto importante, è il 50% di un blocco di progetti presentati. Ci aspettiamo che questa cifra continui a crescere quando arriveranno ulteriori richieste. Ricordo che il tetto è fino a 31 milioni, quindi ci sono altri 21 milioni di spazi per richieste di professionisti che vogliono aver riconosciuto il loro investimento in termini progettuali. È un fondo di rotazione, cosa significa? Che esauriti i 31 milioni, man mano che le pratiche dal 50% andranno al 100% insomma, in termini di realizzazione, si libererà l'appoggio sul fondo stesso, permettendo ad altri ad accedere all'utilizzo di queste risorse. Quindi sono 31 milioni nel momento in cui verranno utilizzati per intero, ma poi entreranno nel ciclo che col pagamento dell'importo complessivo ritornerà uno spazio per riconoscere l'anticipazione a ulteriori progetti. Era una misura molto attesa, 31 milioni sono veramente tanti, è
Io ritengo che i professionisti privati siano un po' il motore della ricostruzione, perché sono quelli che portano avanti il progetto con le famiglie, con le persone che vogliono tornare a casa, e 30 milioni messi nelle tasche dei professionisti aiuta a spingere ancora di più verso la progettazione, sapendo che una quota viene riconosciuta. Il terzo punto che voglio raccontarti, il quarto che voglio raccontare, è quello degli SMS solidali. Spesso ci veniva chiesto a che punto sono, quanti progetti sono stati realizzati, quanti mancano, via dicendo. Allora, dei 106 progetti che sono i progetti finanziati grazie alla generosità degli italiani e gli SMS solidali, 81 di questi sono opere completate. Altri 18 diciamo che sono quasi finite, sono quelle opere che se non ci fossero stati 2 mesi di blocco dei cantieri, insomma il mese di blocco dei cantieri, fra un mesetto le avremmo avute tutte quante realizzate, altre 18. Rimangono in una fase, chiamiamo, di avanzamento più limitato, 7 opere delle 106, che sono quelle economicamente più significative. Quindi 99 su 106, 81 finite, 18 quasi finite. In ogni opera viene messo un riconoscimento che quest'opera è stata realizzata con i fondi di SMS solidali. Il gruppo nazionale dei garanti ha sempre chiesto aggiornamenti sullo stato d'avanzamento di queste opere. Ricordo che parliamo di superfici, di strutture a servizio della comunità, di impianti che hanno creato, sono quei momenti di aggregazione che in questo momento sono sospesi, ma che all'indomani della fine della crisi torneranno ad essere utili per tutti quanti. Un quinto e ultimo capitolo in termini di novità importante è quello delle alloggi edilizia popolare. Di cui c'è stato proprio, mi sembra, nella giornata di ieri o ieri l'altro, lo sblocco di 50 milioni di euro del CIPE, 50 milioni di euro, dico importanti perché molto attesi, 20 di questi riguardavano quelle case popolari che possono essere sistemate solo con la demolizione e ricostruzione, che erano rimaste fuori dai meccanismi precedenti. Situazioni che riguardano in modo particolare Tolentino, poi ce ne sono anche altre. E quindi 20 milioni importantissimi perché appunto sbloccano una parte di situazione che era rimasta incastrata fra la ricostruzione pubblica e la ricostruzione privata. Oltre questi 20, altri 30 che invece permetteranno anche progetti di rilancio delle zone colpite dal sisma, quindi parti molto significative sotto il profilo di restituzione di vivacità nei centri storici, alloggi popolari, dicendo, nelle zone più colpite. Questa sequenza di iniziative, questi risultati, devo dire grazie anche al nuovo commissario che ha saputo mettere rapidamente in moto la sua macchina, ha ridefinito la struttura che lo assiste e sta lavorando a iniziative molto importanti per procedere ulteriormente verso la ricostruzione e la semplificazione. Io resto convinto che dare alla ricostruzione gli giusti strumenti, all'indomani, utilizzando la percezione della situazione straordinaria che c'è nel coronavirus e trasferendola sul sisma, in termini di percezione di straordinarietà, ci permetterebbe di avere un volano nella fase di ripartenza e di uscita dall'emergenza coronavirus. E, ovviamente, cosa ancora più importante, la risposta per tante comunità marchigiane che attendono. Personalmente, sono a poter contare su un quadro diverso in termini di semplificazione significa, diciamolo, anche la soddisfazione di vedere una lunga battaglia arrivare in porto. Voglio ricordarvi che quando gli ultimi dati confrontabili che avevo io erano quelli di fine anno 2019, abbiamo confrontato le attività dei vari uffici della ricostruzione, quello delle Marche non è secondo nessuno. Segno comunque che la velocità con cui procede l'approvazione delle pratiche è più figlia, diciamo, delle regole che della capacità effettiva di operare, perché a parità, quindi rimisurato, ricalibrato sulle risorse e sulla percentuale di danni ricevuti, la nostra regione si è dimostrata non seconda a nessuno, occupando, ricordo, il 70% dei progetti approvati. Quindi in tutta l'area del sisma delle quattro regioni, il 70% dei progetti approvati erano quelli della nostra regione, contando noi per il 60% dei danni e il 60% delle risorse, forse anche qualcosa di meno sotto il profilo delle risorse umane, è evidente che è stato fatto un buon lavoro commisurato agli strumenti disponibili.
Comunque, cinque messaggi positivi nei confronti di una popolazione che vive contemporaneamente due drammi, quello del coronavirus e quello della ricostruzione, che può, insomma, cogliere come anche nel momento difficile come questo, grazie a qualche intuizione, ricordo anche il rinvio del contributo all'autonoma sistemazione, a quale Borrell ha immediatamente aderito. C'è una scadenza preoccupante perché nel pieno dell'emergenza dovevamo avere teoricamente delle code nei comuni per presentare delle domande, cosa, diciamo, impensabile stante le condizioni attuali, ma che ha permesso a tante famiglie di poter continuare a contare sul CAS, che è un contributo molto importante per un periodo più lungo, e quindi di accompagnamento, se volete, un contributo sociale di accompagnamento alla doppia emergenza nella quale vivono queste persone. Bisogna andare avanti così, bisogna riconoscere le vere esigenze, bisogna mettere in piedi le giuste risposte. Cesare, vuoi aggiungere qualcosa? È un momento di grande impegno per l'ufficio, anche da smart working, insomma cerchiamo di mantenere il contatto con tutti gli operatori attualmente, ma era già così, abbiamo iniziato già dai primi di marzo a mantenere l'attenzione molto alta relativamente all'erogazione dei finanziamenti, per cui attualmente stiamo pagando 1.200 stati d'avanzamento. Lavori quindi parliamo di circa 70 milioni di euro, si aggiungeranno quelli previsti dall'ordinanza 97 del commissario, quindi anche al di fuori delle percentuali prestabilite, quindi in questo momento le categorie imprenditoriali e professionali abbiamo cercato di renderle soggette di una grande immissione di risorse, cercando di sfruttare questo periodo anche per la preparazione alla fase successiva in cui avremo nuove norme, modalità organizzative diverse su cui ci dobbiamo confrontare tutti quanti, ma lo vorremmo fare, diciamo, avendo però saldato tutti quanti i debiti in corso, sia in termini di corresponsione di parcelle professionali che non, invece in termini di pagamento di lavori eseguiti. Quindi sul sito dell'USR è semplicissimo da trovare, sta nella regione Marche, il sito della regione Marche, regione utile, si sono segnati tutti i personaggi che lavorano, che i propri numeri di telefono, il ricevimento con gli orari con cui si può avere il colloquio sulle proprie pratiche. Le pratiche, ricordo, possono essere viste direttamente dal sito sul sistema Domus, vedere dove si collocano, chi è la persona che la sta seguendo e avere un contatto negli stessi giorni di apertura al pubblico che c'era prima. Quindi, anche se a distanza, cerchiamo di lavorare nella sostanza nello stesso modo come lavoravamo prima. Bene. Angelo, vuoi dire qualcosa? Semplicemente per dire che il nuovo commissario ha cercato di imprimere un'accelerazione forte a tutto il sistema, è entrato subito nel meccanismo e in questi giorni ha sbloccato delle questioni che erano ferme da tanti mesi. Penso che il Presidente ricordava il fatto, vabbè, non era tanto. Ricordava il fatto dei 116 ragazzi che aspettiamo dal luglio dell'anno scorso, per la verità, Cesare sa che ne parliamo dal luglio dell'anno scorso. Parlava dell'anticipazione ai professionisti, è stata la richiesta che ci è stata fatta da 2 anni a questa parte. Siamo riusciti a dare una risposta in termini concreti a delle esigenze che sono anche alle imprese che hanno iniziato i lavori. Se a questo aggiungiamo le dichiarazioni più volte fatte dal Presidente del Consiglio relativamente all'emergenza più grande, ancora più grave del coronavirus, in cui il Presidente dice che noi bisogna che semplifichiamo e snelliamo e applichiamo per le opere pubbliche quello che noi chiediamo da 2 anni e mezzo a questa parte, cioè semplificazione totale e portare a casa l'esperienza a Genova, tanto per capirci il ponte di Genova. Se riuscissimo ad abbinare tutte queste cose, io credo che nei prossimi mesi noi potremo finalmente vedere la differenza e far partire quei migliaia di cantieri di cui parlava anche l'ultima volta il commissario nella cabina di regia, che noi tutti ci auguriamo possano partire prima possibile, aumentando il personale,
all'ufficio ricostruzione, semplificando, muovendosi nella norma attuale, perché nessuno ha parlato, mi pare che non sia nelle intenzioni del commissario quello di ricominciare un'altra trafila per arrivare a un nuovo decreto che ci porterebbe lontano nei tempi, perché riapriremo una discussione, cosa che abbiamo già fatto nei mesi scorsi con scarsi risultati, per la verità, visto quello che è successo. Il commissario pensa di muoversi nelle norme attuali, cercare di trovare le giuste semplificazioni e i giusti rimedi. Mi pare che possiamo dire che appunto si è aperta una speranza molto nuova da parte sia degli amministratori locali e dei sindaci che dei cittadini e delle famiglie, e quindi a questa speranza noi dobbiamo dare impulso, perché peraltro si colloca nell'emergenza più grande, che non deve farci però perdere di vista quella che è stata sin dal nostro primo momento, ormai da 3 anni a questa parte, l'emergenza marchigiana del centro Italia. Bene, iniziamo con le domande, poi assolvevano questo momento. Vai, allora, cominciamo. Intanto chiedo se Conoscini se ritiene soddisfatto della risposta sulla carenza del personale, e invece la risposta di Nardi, cronache maceratesi, sul passaggio della gestione delle SAE all'ERAF, ipotesi per quanti comuni, in quali tempi e con che risorse, se queste le possiamo considerare evase. SAE all'ERAF non abbiamo parlato. No. Allora chiedo scusa. Allora, a che punto è il passaggio della gestione SAE a ERAF? Ipotesi per quanti comuni, in quali tempi e con che risorse? Federica Nardi, cronache maceratesi. No. E io non ho un aggiornamento di questo, Margherita. Fa un'altra domanda, intanto sentiamo. Ok, allora Lorenzo Scolopini, che aveva fatto le domande per primo, era. Sì. Cominciamo. Molte attività produttive devono ancora ricevere i fondi per la delocalizzazione e il mancato guadagno del 2016. Ora sono chiuse per il coronavirus. Quando il pagamento? Allora, se pensa che ci siano margini per chiedere azioni mirate per il rilancio del settore turistico nei comuni del cratere. Allora, rispetto al mancato guadagno, ricordo che le domande erano 1200, di queste 900 sono già state pagate. Le 300 che restano indietro, l'abbiamo guardato oggi rispondendo a un intervento del comune di Camerino, e le percentuali più o meno corrispondono. Quelle rimaste indietro non è che c'è un ritardo nel pagamento, è la pratica che ha trovato qualche difficoltà, necessità di integrazioni, di rendicontazioni, date che mancavano. L'ufficio ha detto che in alcuni casi veramente le domande erano molto scarne, c'è stata presentata in tempo ma con poche informazioni, e quindi il lavoro di integrazione ha comportato tempo, ma man mano che vengono integrate poi vengono pagate, quindi non c'è un problema di pagamento. Ma di... ricordo anche che è stata data la possibilità a chi non avesse fatto allora in tempo a presentare la domanda di una seconda tranche di 3 milioni, che è un'altra notizia secondo me positiva, che permetterà quindi di recuperare chi per qualche ragione, nel momento in cui c'è stato l'altra volta il bando, non ha partecipato, portare a partecipare a questi 3 milioni. L'altra volta il bando complessivo era di 28 milioni, con questi 3 andiamo a 31 milioni complessivi, e alle imprese insomma che non hanno ancora ricevuto è molto importante completare la pratica, presentare le integrazioni, non ci sono altri problemi che ostacolano il pagamento. Ok, e poi abbiamo un blocco di domande che riguardano il commissario Legnini. Anza, Alessandra Mazzi, come valuta le prime mosse del commissario Legnini? Dire, Luca Fabbri, c'è stato un cambio di passo? E Raffaele Vitali, la provincia di Fermo, dice decreti e ordinanze fino ad oggi hanno significato solo tanta burocrazia. È stata intrapresa la strada della semplificazione, magari grazie anche ai consigli dei sindaci, oltre che di voi commissari? Allora, Legnino lo giudichiamo, l'abbiamo già detto, molto positivamente. Le ordinanze che ha fatto non hanno complicato, perché vediamo che vanno molto spedite, come quello dell'anticipazione o gli stati di avanzamento per le imprese, quindi hanno una buona capacità. Spesso adesso non dai sindaci, arrivano dei suggerimenti un po' strani, che c'è chi vuole che venga anticipato anche gli stati di avanzamento non realizzati, questo mi sembra un po' complicato,
Però stando insomma alle proposte più concrete, c'è stato questo recupero di tempo perduto molto importante. Ricordiamo anche, l'ha detto prima Angelo, quanto tempo per arrivare a determinare il numero di personale che potevamo assumere, avendo le Marche, anche qui lo ricordo, risposto prima di tutte le altre regioni per la propria parte, che poteva essere più che sufficiente per deliberare la parte nostra. Invece insomma, un atteggiamento meno dinamico ha creato problemi. Secondo me Legnini ha un vantaggio personale nell'aver fatto nella sua vita tutti i compiti che girano attorno alla ricostruzione, perché è stato consigliere comunale di un piccolo comune, poi sindaco di quel comune, poi ha fatto il consigliere regionale, ha fatto il parlamentare, il sottosegretario e direi che non guasta il vicepresidente del CSM, nel senso che è una carriera che ha toccato tanti poli diversi rispetto al ruolo che ricopre oggi, che gli permettono di vedere lo stesso problema con sguardi tra loro complementari, quindi porta con sé anche lo sguardo dell'amministratore locale, quello che un po' viene richiamato da qualche domanda, che vuole essere concreto, insomma non basta vedere una cifra riconosciuta, vuole vedere che questa cifra effettivamente venga spesa. Per me restano i nodi del meccanismo di approvazione dei progetti pubblici e privati, insomma la dinamica nel cuore della ricostruzione, perché nessuno si stupisce che una perimetrazione sia complicata, no? Questo, nessuno se lo stupisce, ma che noi abbiamo il paradosso di opere fatte con le leggi ordinarie che vanno più veloci di quelle della ricostruzione. Questo è un paradosso inaccettabile e il tema che sta al cuore di tutto. Di un'altra domanda? C'era Vitali, diceva quanto hanno pesato i sindaci, chiedeva quanto hanno pesato i sindaci nella pressione per la semplificazione. Quanto hanno pesato i sindaci nella semplificazione? Nella pressione per nella richiesta di semplificazione. La chiedo a Legnini, insomma, a me sembra che quei temi erano in piedi da un anno, lui li ha chiusi, insomma, non parliamo di cose nuove, è stato... A oggi è stato stringere su pezzi che erano lì da un po', ma sulla volontà di tutti. Ok, Tiberi, MTV, cronoprogramma, ospedale Tolentino, quali sviluppi? Sta andando bene Tolentino, mi sembra. Vai pure su Tolentino, vuoi aggiornare te Cesare? Ma, su Tolentino abbiamo, un po' come negli altri ospedali, il settore dell'edilizia sanitaria della regione che sta andando avanti con l'acquisizione dei gruppi di progettazione che vanno verso la progettazione esecutiva e si viaggia insomma anche per sfruttare questi periodi che possono essere, sembrare periodi di fermo, in realtà per guadagnare poi quei tempi che possono essere quelli di arrivare a un progetto che quindi porti nel corso di quest'anno e il prossimo, diciamo, alla gara e l'apertura dei cantieri. Ok. Linda Cittadini, la regione si può chiedere e se la regione chiederà una norma primaria per ambire al modello Ponte di Genova? È quello che abbiamo chiesto tante volte. Ho visto che Legnini sta lavorando su un'ordinanza, chiamiamola molto decisa, da commissario, vero? Cioè, dove va in deroga le norme primarie? Però ecco, anche su una parte sicuramente è una scelta molto forte, nessun commissario ha voluto fare fino ad oggi. Io sono convinto che una bella norma primaria aiuterebbe, però valuto che con la competenza e le capacità che ha Legnini, probabilmente se riuscirà a fare una cosa del genere lo farà con gli strumenti giusti. Però il senso è esattamente quello. Il bello è che il nostro paese, l'Italia, avrebbe bisogno del modello Genova non solo per le cose straordinarie, ma per tutti i giorni. Abbiamo una normativa degli appalti fra le più rigide, difficili, farraginose, improduttive che ci siano nel mondo occidentale. La modello Genova è un modello molto semplice, è aderire alle direttive europee. Noi rappresentiamo sempre l'Europa come un punto di ostacolo e di difficoltà, nella ricostruzione stare sulle norme europee ci permette di semplificare tantissimo. Quindi sì, l'idea è quella, cioè semplificare significa non dover sottostare a regole complicate e rigide che fanno solo perdere tempo e non producono particolari effetti positivi,
visto che gran parte d'Europa utilizza le direttive europee e con quelle riesce a realizzare opere in tempi umani e dare concretezza all'appropriazione. Poi abbiamo un blocco di domande che riguardano l'intersezione col tema coronavirus. Allora, Lorenzo Sconocchini chiede se c'è preoccupazione per i contagi nelle casette, vista gli spazi esigui, no? 30-50 metri quadri, e l'isolamento dell'entroterra per fortuna protegge, ma c'è preoccupazione per i contagi. Poi, sullo stesso tema, Vitali, la provincia di Fermo, chiede notizie sulla distanza di sicurezza nei cantieri, che lo stesso sono complessi perché sono luoghi molto piccoli. E Flamini, Riviera Oggi, è possibile che tra le misure del governo ci siano spazi anche per finanziamenti aree sisma, oppure ancora non c'è nulla su questo? Allora, parto dall'ultima. Qualche finanziamento è arrivato, ma non legato al coronavirus, un rifinanziamento di un fondo che per noi è stato molto prezioso, anche in tema di rilancio dell'economia, del turismo, un po' il senso di alcune richieste, è stato confermato i 2 milioni di euro straordinari che, ricordo, hanno permesso di fare tante cose proprio nel collegamento, rilancio del turismo all'interno. Prima del coronavirus, voglio anche qui segnalare che i dati del turismo delle Marche erano molto buoni, ma quelli dell'area del cratere veramente straordinari. Avevamo appena finito il tour sul lancio avuto con Sanremo, sull'area interna, la bicicletta, il bike, eccetera, in cui raccontavamo che alcune realtà hanno avuto recuperi anche del 20%, del 30% sui dati turistici. Segno che questa è una grossa dimensione. Più una mia convinzione, adesso la dico qui, poi magari fra qualche mese diranno chissà che aveva detto, che dopo, quando veramente finirà l'emergenza coronavirus, le persone avranno una gran voglia di uscire di casa, muoversi, viaggiare, spostarsi, cioè recuperare questa dimensione molto vitale. Era successo qualcosa di simile all'epoca della SARS. Cioè, dopo la paura della SARS ci fu un momento in termini di espansione turistica molto forte, perché stare dentro casa per mesi ti spinge ovviamente verso desideri diversi. Allora, farci trovare preparati, avere queste risorse, secondo me sono risorse piccole ma importanti. Sul resto, noi continuiamo a operare con un quadro di risorse che verrà fortemente aggiornato dall'emergenza coronavirus, che chiaramente riguarderà l'intero territorio regionale, perché sarà una depressione che colpirà ovunque. Qui si tratta appunto di riutilizzare fondi dedicati, riattivandoli verso quelle direzioni che abbiamo visto funzionare, almeno nel primo blocco, che è stato quello dopo il terremoto. Dopo questo secondo si tratta di fare la stessa cosa. Cosa chiedono gli altri sulle misure di sicurezza sanitaria? Le misure di sicurezza sanitaria chiaramente sono le stesse in tutta Italia, e la cantieristica sapete che è ferma in generale. E secondo me sono anche in questo caso, non sarà uno specifico del terremoto, ma sarà la fase 2 che segnerà delle regole attraverso le quali è possibile tornare a lavorare nei cantieri. Più protezione, ma quello delle più protezioni, mettiamocelo in testa, riguarderà tutti, cioè riguarderà i comportamenti individuali, riguarderà i cantieri, riguarderà le attività in generale. L'isolamento nelle casette, io me le ricordo molto bene, chiaro che quelle più piccole, che erano però tutte proporzionate ai nuclei familiari, insomma, piccole piccole, molti nuclei anche monofamiliare. Io credo che nel frattempo ovviamente i comuni qualche casetta a disposizione ce l'avranno, cioè secondo me c'è spazio per poter valutare le scelte e decidere. È chiaro che va sempre fatto prevalere l'aspetto sanitario, quindi il sindaco ha tutti gli strumenti nel caso di necessità in cui, per una strana ragione, insomma, ci fossero troppe persone all'interno della stessa casetta, di poter provvedere magari utilizzando spazi flessibili che nel frattempo si sono molto probabilmente resi disponibili. Però ecco, quello della dimensione dell'appartamento è un problema che non vale solo per le casette, perché c'è chi ha l'appartamento piccolo anche nell'ordinario, specie nelle parti più costiere, e so insomma che sono partite le prime iniziative dei cosiddetti Corona Hotel, cioè strutture messe a disposizione per chi non riesce dentro casa a gestire il problema delle distanze con un positivo contagiato, o anche per il personale sanitario che vuole avere un cuscinetto per il rientro a casa.
la prima esperienza credo sia partita, questo nulla vieta che si possa replicare un po' in tutto il territorio. Ok, io avverto i colleghi che questa per me è l'ultima domanda, se mi è sfuggito qualcosa magari ridigitatelo, segnalatelo, se no io considero l'ultima. Dobbiamo tornare anche su quella del, sì, del passaggio all'ERAP, ancora non si è concluso, credo che si concluderà dopo Pasqua e abbiamo ancora a disposizione, perché ovviamente trattandosi di manutenzione straordinaria le spese in quest'ultimo anno non sono state molte perché parliamo comunque di strutture nuove, c'è ancora a disposizione 1.100.000 dei fondi dati da Protezione Civile per il 2019 e poi ci sarà un rifinanziamento nel 2020, ricordo che il meccanismo prevede un rifinanziamento anche esaurimento delle scorte e delle risorse disponibili. Hanno aderito quasi tutti i comuni alla scelta di stare con ERAP, 32 su 47, soprattutto quelli con numero principale maggiore di casette, forse anche il fatto che nel 2020 la Protezione Civile ancora non l'ha finanziato stimolerà anche altri comuni ad aderire, perché ricordo che come regione ci siamo presi l'impegno, qualora il governo non finanziasse la parte gestita da ERAP, ovviamente non possiamo farlo per quello gestito direttamente ai comuni, avremmo trovato un modo per non lasciare ERAP senza risorse, cioè il carico ERAP è anche un impegno a sostenerlo sotto il profilo finanziario. Allora, domande che sono arrivate adesso, no, l'ultima era quella di Raffaele Vitali. L'emergenza sanitaria ha messo ancora di più in luce la carenza di infrastrutture tecnologiche. Ci sarà una vera accelerazione in soldi tecnologiche da parte? Per cosa? La fibra, anche ai cittadini per portare la fibra. No, ma la fibra, il bello della fibra è che è tutta finanziata. Hanno fermato i cantieri della fibra? Come tutti i cantieri sono stati fermati anche questi, forse sarebbero fra i primi da far ripartire, perché mi ricordo che il lavoro sulla fibra veramente non è il cantiere, diciamo, dove si fa confusione, è abbastanza semplice e quindi è veramente tutto finanziato e solo un fatto di realizzazione. Abbiamo chi segue mattina, sera, pomeriggio il rapporto con i gestori, abbiamo il quadro tutto chiaro di come sta avanzando, anche noi riteniamo che sia di grandissimo valore strategico, perché dentro queste connessioni si può giocare in maniera molto più efficace anche il rapporto di salute con chi sta nel territorio. In un mondo molto tecnologico bisogna evidenziare come il livello di risposta sia ancora abbastanza poco tecnologica. E con una patologia come quella del coronavirus, che tra parentesi prestava benissimo un monitoraggio a distanza, potendo avere il supporto della connessione in rete. E voglio anche ricordare che ci sono invece delle risorse aggiuntive dedicate alle aree interne di cui fanno parte la quasi totalità, la gran parte insomma, dei comuni dell'area sisma, che ha fra i progetti proprio quello di combinare tecnologie e salute per una telemedicina, quindi la possibilità di essere seguiti a distanza anche dentro casa. Quindi quei fondi che sono stati programmati ormai da tutte le tre aree pilota della nostra regione, è mancato sempre proprio perché nel pieno del coronavirus doveva arrivare il finanziamento per altre due aree pilota, sempre all'interno della nostra regione, speriamo di recuperarlo nel dopo crisi coronavirus, ma tutti e cinque i progetti tenevano dentro un finanziamento importante per mettere in piedi piattaforme che sarebbero state utilissime anche nella gestione più generale del coronavirus. Tre domande di Linda Cittadini. Servono bandi più accessibili con piccoli investimenti da parte dei privati che sono già in difficoltà economica da tempo per accedere. E chiedo se c'è un piano specifico di rilancio e attenzione sulle zone veramente più colpite. La parte infrastrutturale tra Pian Perduto, Salaria e la recente frana tra Colle e Trisulgo e poi Linda chiede un aggiornamento sulla situazione container di Tolentino. Beh, le recenti frane entrano in un altro mondo, se è una recente frana fra Colle e Trisulgo dipende di chi è la strada su cui è franato, quindi sono questioni puntuali, non so Cesare sarà... Ma l'area è stata oggetto di intervento che era abbastanza delicata, che la zona di Colle è quella diciamo che paradossalmente per questo pericolo rischiava di mettere a rischio una delle parti del territorio di Arquata che invece non era stata molto danneggiata. È stato oggetto di una serie di interventi da parte della provincia,
però all'interno è finanziato anche un dissesto più importante, e questo credo che comporterà quindi un approfondimento degli studi e l'adozione di quei rimedi, insomma, più definitivi rispetto a quelli tampone che erano stati posti in atto subito dopo la crisi sismica. Però su quei dissesti, così come su quelli dell'Alto Nera, si stanno lavorando. Per la parte di Ascoli, il genio civile incaricato dal comune di Arquata del Tronto. Per invece la parte relativa all'Alto Nera, invece la segue direttamente l'ufficio di costruzione attraverso, diciamo, un convenzionamento con il consorzio di bonifica. Quindi quello che accade in questo periodo, e è comunque riassumibile rispetto a una causalità con il sisma, poi farà parte dell'intervento definitivo che si andrà a realizzare. Beh, c'è stato uno scambio di lettere fra noi e la prefettura, e in cui si segnalava una discrepanza fra i numeri che la prefettura ci indicava e i numeri che a noi risultavano. Abbiamo chiesto la verifica, so che è stato mandato anche l'ispettore sanitario, che ha avuto qualche problema ad accedere. Quindi c'è un punto dirimente che va chiarito quanto prima, che è proprio questo che spiegavamo prima, non è capire chi c'è e chi non c'è dentro questi container. Perché, come mi ha chiesto, di farsi carico, ci si fa carico di chi ha anche titolo e diritto di usufruire di un servizio. Secondo punto, ricordo che abbiamo detto poco fa che con i 20 milioni di 50 sbloccati da CIPE c'è anche un intervento importante di case popolari sulla stessa località. E come così era, sta seguendo per conto del comune, ci tengo a dire, non per conto della regione, la realizzazione di alloggi di nuove case popolari ulteriori, utili sempre a dare spazio, che possono alleggerire questa situazione. A me sembra molto importante per chiarire bene se c'è un uso corretto, diciamo, della struttura, e l'ispettore sanitario è andato lì per verificare ovviamente questo, dopodiché si mettono in moto anche le procedure necessarie per risolvere il problema, mettendolo a capo di chi ha responsabilità in rapporto con la struttura. Allora, mi risulta l'ultima domanda di Raffaele Vitali, quindi valutate se ne dovete scrivere altre. Sempre la provincia di Fermo. Lei ha incassato molte critiche sulla gestione della ricostruzione e tanti complimenti per la gestione del coronavirus. Due emergenze diverse o è cambiato il suo modo di affrontarle? Allora, è cambiato il mio modo di raccontarle, nel senso che io ho raccontato moltissimo anche l'emergenza sisma, ma con toni e modi molto istituzionali, quindi cercando sempre la correttezza, il rapporto con l'altro, con il governo, eccetera, eccetera, quindi segnalando in maniera, diciamo, ferma ed educata le cose che non andavano, chiedendo le soluzioni, facendo notare a tutti, come ho fatto anche poco fa, dicendo: ma se tutte le regioni vanno sostanzialmente alla stessa velocità, e forse non andiamo anche un pochino più veloci degli altri, ma giusto per un pizzico d'orgoglio marchigiano, il problema è: sono le regioni o sono gli strumenti? Una riflessione semplice dovrebbe dire: se la regione sta facendo male, dovremmo avere le altre regioni che volano, avendo anche un decimo dei nostri problemi, sarebbe anche naturale che ci fosse questo, perché potrebbero mettere molte più risorse ed energie sopra un problema piccolo, e noi che andiamo piano. Ma se andiamo tutti alla stessa velocità, e forse noi un pochino più veloci, il problema dove sta? Allora, questa modalità di narrare, di raccontare, educato, costruttivo, eccetera, rischia spesso di essere sepolto da una marea di informazioni che confondono. Faccio altri esempi. Mi è capitato non so quante volte, vado all'inaugurazione di una scuola, mi si avvicina la signora e dice: ah, ma la regione non sta facendo niente per le scuole, mentre qui il privato XY l'ha realizzata in 6 mesi. Allora io faccio notare alla signora: il ruolo della regione rispetto alle scuole è stato quello di garantire i finanziamenti, perché in cabina di regia abbiamo garantito i finanziamenti. Le abbiamo finanziate tutte da 2 anni e mezzo, almeno. Tutte. E tutte finanziate, dalla prima all'ultima scuola. Le scuole sono o delle province o dei comuni. E chiedo alla signora: perché lei si fa qua la regione, che le abbiamo finanziate tutte? Sono delle scuole. Dopo, io so che i problemi sono che con le regole che ci sono si fa una gran fatica,
Ma che c'entra la regione? Eppure nell'immaginario collettivo, se la scuola non si ricostruisce, è per responsabilità della regione. Allora, questi due esempi hanno segnato, secondo me, tante difficoltà e, se volete, anche un errore, perché è evidente che nel rapporto con le altre istituzioni oggi il tono istituzionale non viene minimamente percepito, mentre passano altre percezioni. Con il coronavirus il rapporto, diciamo, col governo è stato meno istituzionale, nel senso che di fronte a un'emergenza che metteva a rischio l'incolumità delle persone in maniera immediata, perché non era un'emergenza che c'era stata, era un'emergenza che stava arrivando, la scelta della regione di porsi in una maniera un po' più netta ha reso chiare le cose. Questa è la differenza. Lì è stato chiaro a tutti cosa voleva la regione, è stato chiaro a tutti cosa voleva fare il governo. E vedendo le due scelte, poi a distanza di pochi giorni, tutti quanti hanno valutato qual era la strategia migliore. Nel caso del sisma, se uno mettesse a confronto le due strategie, avrebbe lo stesso quadro. Direbbe: c'è una strategia sbagliata dei governi, perché quattro ce ne sono stati, e c'è una strategia giusta, dico io, che indica la regione. La differenza è che non posso fare un'ordinanza per cambiare il modo in cui si fanno le gare. L'ho anche chiesto veramente ai miei avvocati tempo fa. Ho detto: ma non possiamo fare una bella legge regionale dicendo noi vogliamo costruire con le regole europee? Ma hanno detto che la Corte Costituzionale in due settimane me l'avrebbe cassata, creando anche una gran confusione. Qui non c'è l'ordinanza della regione che può dire si ricostruisce in quest'altra maniera, perché non è la nostra prerogativa, perché non abbiamo quel ruolo. Allora io vedo questa differenza. Se nel sisma si fosse chiarito nei confronti del cittadino cosa chiede da 3 anni e mezzo la regione, cosa propongono i vari governi da 3 anni e mezzo, forse anche in quel caso il giudizio assomiglierebbe un po' di più a quello del coronavirus. Però inutile piangere sulla comunicazione versata. Lavoriamo con determinazione per un obiettivo. Cioè, il mio obiettivo ormai l'avete capito, io vorrei chiudere il mandato vedendo che da qualche parte sulla ricostruzione delle Marche, come ha detto Linda, abbiamo le regole di Genova, abbiamo le regole d'Europa, abbiamo la semplificazione, abbiamo dei percorsi veloci, ma non perché devo far carriera politica io, ma per i nostri cittadini che stanno ancora nei container, che stanno ancora nelle casette, che stanno in affitto, che vivono sul premio grazie al CAS e invece hanno diritto ad avere una casa, a ritrovare il loro comune, la loro storia, la loro identità, la loro comunità, la loro economia, importante per il territorio e tutto il resto. Quindi questo è l'obiettivo. Spero, continuandoci a lavorare, sperando che il governo abbia capito che alle situazioni emergenziali si deve rispondere con misure straordinarie, hanno messo 700 miliardi sul coronavirus, dovrebbero aver capito che in situazioni straordinarie si devono fare cose diverse da quelle che si fanno di solito. No? Fino a 6 mesi fa era un problema trovare 10 miliardi. Allora è evidente che potremmo, cioè sarò a quel punto soddisfatto, anche se la comunicazione è andata male, mi interessa poi che la sostanza vada bene e continuerò ogni volta che incontro il Premier Conte, come è successo nelle ultime 3 volte che mi è capitato, di ricordargli che c'è un'emergenza, come dico sempre, piccola per l'Italia, grande per noi, che è l'emergenza del sisma. Su questo Pierpaolo Flamini di Era Oggi dice ragione presidente, e invece Federica Nardi, Cronache Maceratesi, chiede novità per gli impianti di Frontignano. Gli impianti di Frontignano, purtroppo, come siamo arrivati lì per, abbiamo ricevuto tra l'altro proprio attaccati agli impianti di Frontignano anche il progetto per le aree camper, che quindi segnerà anche la rivitalizzazione di quell'area dove c'è il palazzetto dello sport, il bar, però poi siamo arrivati a marzo, quindi in proprio le condizioni di fare il decreto finanziario e mandare in gara, adesso siamo tutti sotto stop, diciamo, delle procedure. Sappiamo che dopo Pasqua vedremo se qualcosa potrà essere diciamo sbloccato attraverso alcuni elementi o attraverso alcune tipologie di cantieri. Gli impianti di Frontignano non hanno bisogno di un'opera così radicale, poi non sono i luoghi dove c'è assembramento, occorre ovviamente avere una sicurezza del cantiere, un'organizzazione che insomma che faccia stare tranquille le maestranze. Vedremo se questo verrà recepito nei successivi provvedimenti governativi.
però ci siamo, insomma, ecco, il progetto è andato, è conforme, i due impianti possono andare, verrà fuori fornito d'acqua e sistemato anche il rifugio che era stato in precedenza ristrutturato con fondi europei, e vicino a quello credo che potranno anche partire contemporaneamente anche le attrezzature per le aree camper che stanno lì vicino. Quindi segnale importantissimo anche per l'estate, diciamo così, turistica. Ovviamente con tutte le virgolette su questi aggettivi che diamo, che sono dovuti all'evoluzione, diciamo, della condizione attuale. Allora, io dico un'ultima domanda che ho, la direi come ultima perché poi dopo dobbiamo chiudere. Stefano Brecciaroli, TV Centro Marche, chiede la prima cosa tra le tante da fare appena si può. Sul sisma. Sì. La prima cosa da fare, fra le tante da fare, appena si può. Secondo me appena si può, quello che dicevo prima su ripartire, dovevamo rimasti sul tema del turismo. Io trovo che sia quella la cosa interessante appena si può, cioè spingere su questa parte del territorio regionale, che è quella dell'area colpita dal sisma, che resta un'area fatta di luoghi bellissimi paesaggisticamente, in termini di qualità della vita, dei prodotti, con quella leva che hanno trovato attraverso la bicicletta, che era la chiave di lettura di scommettere quindi sulla voglia che avranno i cittadini del mondo, superata la pandemia, di mettersi in moto, e su quello che eravamo riusciti a fare, insomma, una forte identificazione delle Marche come un territorio interessante da visitare. Quindi io ripartirei da lì, utilizzerei quei 2 milioni che dicevo prima disponibili, il nostro turismo sono anche abbastanza dinamici nel spendere rapidamente, fare qualche iniziativa che riporti, cioè acceleri nella dimensione turistica di queste realtà. Detto oggi sembra stare su una stradissima, no? Perché in mezzo alla pandemia l'ultimo pensiero che ci viene è spostarci, andare, stiamo facendo esattamente l'opposto. Ma lo dico proprio perché sono convinto che la pandemia darà sotto questo profilo una grande spinta, e bisogna essere pronti a cogliere, quindi essere lì, finanziare la ripresa dell'attività, delle iniziative, della promozione, dell'immagine del nostro territorio, dei percorsi, dare una mano ovviamente alle aziende che arriveranno a quel momento col tema della liquidità, tutto il resto, perché possano avere la benzina per mettersi in moto e giocarsi la partita in questa maniera. Quindi riprendere dove si è stata la sospensione della gara e puntare su quello. Mi sembra la cosa più semplice, più immediata, più diretta, che esalta le caratteristiche e le qualità del territorio. Ok, grazie a tutti. Grazie. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Grazie. Auguri.